Ciao a tutti! Oggi prepareremo i vortici di pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 Gli ingredienti sono farina, semola, acqua, latte, zucchero, lievito, olio e sale. Iniziamo subito con la preparazione. Inseriamo nel boccale l'acqua, il latte, il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio. Impostiamo il tempo a 1 minuto. La temperatura a 37 gradi e la velocità 3. Uniamo le farine, l'olio, il sale. Chiudiamo con il coperchio. Andiamo a impostare la velocità spiga, il tempo 3 minuti. Spiga. L'impasto è pronto. Ungere una ciotola con un pochino d'olio, prendere l'impasto, formiamo una piccola palla, lo adagiamo sulla ciotola. Rivestiamo con la pellicola trasparente e facciamo lievitare per circa un'ora. Prelevare un terzo dell'impasto e stenderlo con un mattarello sino a formare un sottile strato di pasta. Con un coppapasta ritagliare dei dischetti da mettere poi in una teglia rivestita con carta da forno. Stendere su un foglio di carta da forno il resto dell'impasto, sino a formare un sottile strato. Farcire con un sottile strato di salsa di pomodoro, condita con origano, olio e sale. E adesso aggiungere il prosciutto, i funghi e il formaggio. Aiutandosi con la carta da forno, arrotolare l'impasto farcito. Rivestire la carta da forno con carta d'alluminio e riporre in freezer per 30 minuti. Togliere dal freezer l'impasto, rimuovere la carta d'alluminio e la carta da forno. E tagliare con un coltello affilato delle rondelle. Posizionare sui dischetti di pasta precedentemente preparati le rondelle e fare aderire i bordi dei dischetti. Mettere in forno ventilato precedentemente riscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Vortici di pizza. Grazie e alla prossima ricetta!